Valeria Falce, ordinaria di diritto e economia Università Europea di Roma e social fondatrice dell'Italian Academy of Internet. Grazie davvero. Ma io in effetti avevo impostato l'intervento in una certa maniera e ora è molto cambiato, gli stimoli sono moltissimi, le sollecitazioni ancora di più e così voglio provare a riordinare gli appunti che ho sin qui preso. Mi sembra che ci sia un punto fermo che confermo della presentazione originale degli stimoli successivi che mi sembra sia stato sintetizzato da Juncker nel discorso sullo Stato dell'Unione del 14 settembre 2016. La scelta è stata tanta, le tecnologie, di cui cito, e le comunicazioni digitali permeano ormai un aspetto della nostra vita. Dobbiamo costruire un'Europa che dia forza sia ai nostri cittadini sia alla nostra economia. Mi pare che entrambi questi pilastri fondatori siano stati citati, menzionati ed esplorati con attenzione dai precedenti relatori. Juncker conclude dicendo che oggi entrambi, cioè tanto i nostri cittadini che la nostra economia, hanno scelto il digitale. Questa citazione mi dà il destro per passare da un dato così ricognitivo, da alcuni dati di mercato che danno conto di una economia, dei dati, cioè di data market, che si va sviluppando sempre di più con un incremento potenziale atteso di oltre il 15,7% tra il 2016 e il 2020 rispetto all'Unione Europea, e mi dà anche il destro per riportare questo dato economico ad alcune scelte di policy che in effetti sono state già compiute. Se ricordiamo infatti quali siano i tre pilastri individuati a livello europeo nella strategia della Digital Single Market, sono chiari. Da una parte migliorare l'accesso a beni e servizi digitali in tutta Europa per consumatori e imprese, dall'altra parte creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché reti digitali e servizi innovativi possano svilupparsi. Ed infine il terzo pilastro della strategia richiama la necessità di massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale. Insomma, il metodo è tracciato ed è individuato dai tre pilastri, dopodiché la strategia, come sappiamo, si declina in una serie di azioni che mi pare ben condensino alcuni dei punti fermi su cui mi pare sia arrivata la nostra tavola rotonda. Sfaccettatura e complessità del dato, e qui vorrei completare l'analisi svolta gettando uno sguardo oltre l'ostacolo. Il dato personale confina e sconfina nel dato commerciale. Il dato anonimizzato è qualcosa che si trova a mezza strada, è un ibrido tra il dato personale e il dato commerciale, e allora si richiama dal punto di vista giuridico quell'architettura che è più vicina alla mia formazione, cioè la cultura della proprietà intellettuale e poi di qui della concorrenza. Complessità del dato, sfaccettatura del dato, ma anche una complessità che va ulteriormente declinata, perché se è vero che nella prospettiva della privacy dato e informazione sarebbe un errore confonderle e sovrapporle, questo è anche molto vero nella prospettiva economica. Il dato è un ibrido, ed è un ibrido sia dal punto di vista economico che dal punto di vista giuridico, è un legal hybrid. Perché? Perché le funzioni, le utilizzazioni, il valore atteso, prospettico, attuale, dipende, non può essere congelato, non può essere cristallizzato, dipende dall'uso attuale di quel singolo dato, insieme o da solo, collegato insieme ad altri sottoinsieme di dati per elaborare informazioni. Molto bene è stato detto, e forse Andrea Renda si riferiva ad una millesima tavola rotonda, che dato, informazione, savoir-faire e azione sono aspetti molto diversi. Per passare dal dato all'informazione, non solo questo personale ma anche quello commerciale, c'è bisogno di molto, c'è bisogno di tecnica, c'è bisogno di tecnologia, ma c'è bisogno anche di molta esperienza e di molta competenza, c'è bisogno anche di molti investimenti.
è vero, Industria 4.0 ha puntato e punta sul valore strategico. Qui secondo me si fa un po' di confusione, punta sul valore strategico del dato o sulla informazione. Quello che è certo è che lì si condensa un valore che probabilmente non risulta dalla somma algebrica della velocità, della varietà e della velocità. È un valore che dipende anche dalla connessione, dalla interconnessione con altri dati e con altre informazioni. E allora, quando c'è una preoccupazione fronte IP e fronte concorrenza rispetto alla mera accumulazione dei dati, è una preoccupazione prospettica che può andare oltre il tema della singola quantità di dati, cioè cerca di presagire le implicazioni legate ad un accumulo che possa o non possa essere funzionale a qualcosa che ha da venire. Mi sembra di capire che molte imprese quei dati li lasciano in pancia, non è detto che quei dati vengano o non vengano utilizzati, non è detto che quei dati vengano sfruttati. Nell'ambito della Free Flow Information, approfondimento della Commissione Europea, che prima ha attraversato una fase di consultazione, poi adesso nella fase regolamentare mi sembra abbia preso una deriva completamente diversa, il vero tema era quello dell'industrial data, che era una cosa ancora diversa, non è il dato anonimo, non è il dato personale, non è il dato commerciale. Ancora una volta l'esigenza è di tutelare forse il valore intrinseco o prospettico di questo dato e di questa informazione, nel presupposto che forse gli strumenti giuridici non siano appropriati. Gli strumenti giuridici, le architetture giuridiche sono insomma l'inseguimento del valore sprigionato dai dati. Quali sono gli strumenti utilizzati? Io ne posso citare, come posso dire, quelli che sono più vicini alle mie corde. Vedo la revisione della direttiva sul diritto d'autore che guarda al rapporto del dato, che però non è fino in fondo un contenuto autoriale e che cerca di recuperare il value gap nel rapporto tra l'editoria tradizionale e l'editoria digitale. Vedo il tentativo di rafforzare la protezione di quella informazione che è riservata, che è il segreto industriale, il segreto commerciale, che non è detto non si ritrovi anche nel mondo dei big data, dei metadata e della data analysis. Vedo la necessità di convergere verso modelli unitari, penso all'approdo al brevetto unitario, e vedo d'altra parte la valorizzazione, la responsabilizzazione di soggetti che sono stati evocati in più di una relazione, cioè le piattaforme che operano sì, grazie attraverso i dati, sì, grazie attraverso le piattaforme, ma grazie soprattutto a quella formula magica che è rappresentata dall'algoritmo. E così mi sembra che il passaggio sia dal valore del dato al più che valore dell'informazione, al più che valore della piattaforma, tutto ciò condensato nel valore dell'algoritmo. Quali sono le soluzioni? Mi pare che ci sia condivisione su questo e su molti altri tavoli che la scelta della regolazione sia evidentemente estrema. Mi pare che sia condivisa la necessità di un approfondimento funzionale, ad una maggiore comprensione, e mi pare che d'altra parte ci siano più tentativi in corso. Ne cito alcuni, ma senza alcuna presunzione di competenza. Mi pare di aver intravisto un industry driven approach leggendo le conclusioni dell'avvocato generale nel caso Uber. Insomma, l'avvocato generale in questo caso, nel cercare di capire, di convincersi se Uber fornisse o non fornisse un servizio di trasporto, è necessariamente passato attraverso l'analisi delle modalità di funzionamento delle piattaforme. In un passaggio si interroga l'avvocato generale e dice: ma qui delle due l'una, o siamo di fronte a un servizio di trasporto o siamo di fronte ad una piattaforma che condivide e scambia una serie di informazioni molto riservate. E non so, chi prima parlava dello strano paradosso della sovrabbondanza delle informazioni in regime di concorrenza perfetta, che finisce poi per coincidere con un tentativo di collusione perfetta.
industry-driven approach. Poi c'è un tentativo di problem-driven approach e qui mi pare che il rapporto finale del 6 giugno 2017 sui principi di better regulation and fairness in platforms possa strizzare l'occhiolino in una seconda direzione. Non guardiamo alla singola industria, ma guardiamo a temi più generali. Tema generale, quello legato al funzionamento delle piattaforme. Poi c'è qualcosa a mezza strada che cerca una contaminazione di modelli e di soluzioni. Qui richiamo alla neutralità, alla portabilità, alla interoperabilità, alla trasparenza e alla non discriminazione. In ogni caso, rispetto a questi tentativi di soluzione, mi sembra che emerga nitidamente la necessità di un approccio che sia integrato, che non sia univoco e che replichi, mi pare, il cambiamento dell'industria, cioè di passare dal punto di vista del business da un approccio verticale a un approccio orizzontale ed integrato, perché evidentemente la complessità del fenomeno è tale per cui, e qui chiudo ritornando a delle belle parole di Joe Cannatasci, sia durante la relazione ma anche prima della relazione avendo avuto l'occasione di scambiare qualche pensiero insieme, sulla necessità di capire che ciascuno di noi con le proprie categorie giuridico ed economico parla di benessere, benessere del consumatore, benessere collettivo. D'altra parte, che cosa sia questo benessere cambia a seconda delle lenti attraverso le quali quel benessere si guarda ed è per questo che è necessario procedere attraverso un approccio integrato, perché la tutela del consumatore, il bene della concorrenza, la tutela della proprietà intellettuale, della privacy e di altri beni che non ho menzionato, ciascuno di questi deve contribuire per convergere in una definizione soddisfacente complessivamente per il consumatore e il cittadino. Grazie.